Bene, salve a tutti ragazzi, eccomi qua a illustrarvi un piccolo aiuto che può essere utile a chi usa magari da poco lo slicer di Prusa per capire dove va a salvare le varie configurazioni che ognuno di noi fa sui filamenti, le stampanti, eccetera, in modo poi da poterli trasferire su un aggiornamento senza rifare tutto da capo. Bene, in questo caso io facciamo esempio che io ho già due programmi installati. Questo programma ha l'utilità che non ha bisogno di una vera e propria installazione, basta scaricare il file dalla sua posizione, in questo caso da github.com. Scaricare il file appunto scegliendo diciamo, quello che serve per il proprio. Una volta scaricato questo file, si presenterà in formato zip appunto. Questo è già un file, una volta scompattato, è già un file funzionante, quindi non c'è bisogno di fare un'installazione vera e propria. In questo caso appunto avremo, una volta scompattato, io l'ho scompattato direttamente in programmi. Ho rinominato una cartella Prusa 3D e come potete vedere ho qui le due versioni, sia quella vecchia e sia questa nuova che io ho già aggiornato, ma vi spiegherò appunto. Quindi se io volessi, aprendo questa la versione vecchia, come si può vedere, ho tutte le impostazioni, tutti i miei preset impostati. Adesso vi indico come fare per portarli dall'altra parte. Semplicemente andare a fare clic su aiuto, mostra cartella configurazione. A questo punto mostrerà appunto la cartella di dove il programma salva tutte le varie configurazioni. Prusa Slicer, quindi andiamo a Data Roaming Prusa Slicer. Qui abbiamo i filamenti, qui abbiamo le stampanti, qui abbiamo le stampe, e insomma abbiamo tutto quello che serve. Questo è il percorso. Per fare molto più velocemente, siccome anche quest'altro programma, anche l'altro già scompattato, accidenti, l'abbiamo perso, eccolo qua, anche l'altro scompattato, in questo caso quello aggiornamento, è già, diciamo, già nella cartella, è già installato. Nel momento che viene installato, crea automaticamente anche lui un percorso in roaming e lo possiamo vedere appunto qua giù, eccolo qua. Solo che adesso io ho già aggiornato i file, ma nel vostro caso, avendo scaricato da poco il programma, saranno completamente vuote queste sezioni. Quindi niente, è molto semplice. Bisognerà fare solamente il passaggio dal primo programma, quindi selezionare tutte le cartelle, selezionare tutto il percorso, copia, semplicemente andando poi dall'altra cartella del programma nuovo, riaprire la stessa cartella e fare incolla. Fare questo sia per print e printer, il resto no, perché qui questi poi verranno aggiornati successivamente se farete un backup di configurazione o no. Quindi è tutto qui. La cosa molto semplice, perché in questo modo noi possiamo installare anche altre versioni senza nessun problema. E ricordarci di questa procedura di dove appunto il programma va a salvare le nostre configurazioni. Quindi ricordarsi di aprire il programma, se non ci ricordiamo il percorso, dalla cartella aiuto, mostra cartella configurazione. Come potete vedere, roaming Prusa beta, se andiamo su roaming vedremo quella sopra, quella vecchia. Bene, tutto qui, spero di essere stato utile a qualcuno, al prossimo video, grazie.